Devo dire che quella difficoltà è, dal mio punto di vista, molto chiara e io mi scuso con voi ragazze, col senno di poi aver scelto di ridurre, di comprimere il tema dell'anima in tre incontri non funziona bene. Il tema dell'anima è un tema davvero troppo vasto, perché è proprio borderline, è vicino a concezioni religiose, non a caso l'origine dell'orfismo, è vicino, perché è un concetto quello di anima che ha attraversato tranquillamente 2000 e passa anni senza problemi. Se io dico la parola anima, nessuno, anche fossimo il peggior bar della nostra povera Italia, direbbe anima, strano concetto, che roba, non si capisce che è, no? E allo stesso tempo però il concetto filosofico di anima è molto complessa, perché ha una dimensione antropologica, riguarda la nostra natura, nel nostro tempo riguarda il nostro destino, l'esistenza della vita dopo la morte, eccetera, eccetera, la complessità dell'io, insomma, è un bel casotto. In tre lezioni la ricchezza del discorso platonico, no, io non sono riuscito a comunicarla, di questo sono convinto. Adesso vediamo un po' se in queste chiacchierate riusciamo come dire, a tamponare la falla, a migliorare un pochettino il quadro nei limiti del possibile. Non so cosa voi pensate. Sì, secondo me, proprio in relazione a questa complessità, della concezione dell'anima degli antichi, conviene proprio ricordare e ribadire la distanza che c'è tra la nostra concezione dell'anima e appunto quella degli antichi. E un dato che mi colpisce particolarmente è proprio l'attenzione alle numerose articolate questioni, che questo argomento suscitava loro. E questo, secondo me, testimonia l'attenzione che gli antichi riservavano alla dimensione profonda dell'essere umano, che secondo me oggi rischiamo proprio di perdere. Sì, ma infatti questa è la vicinanza e la lontananza, insomma. Uno degli argomenti principali è proprio di riflessione, di utilità del riapprocciare il concetto di anima platonico, comunque anche aristotelico, insomma, antico. È proprio questa complessità dell'essere umano, che quindi deve essere visto da tutti i punti di vista. Un punto di vista fisico, un punto di vista psichico, un punto di vista dell'interazione tra le due. Quindi l'anima l'anima antica, la componente psichica nel nostro linguaggio, è una componente strutturale del nostro modo di essere umani, e quindi bisogna assolutamente che in qualche modo rientri nella nostra riflessione. E questo è interessante perché, dicevo prima, il concetto di anima è un concetto banale, però se poi andiamo a discutere anche con persone di grande cultura su quello che pensano l'anima, vediamo che in realtà è una buccia, proprio neanche che c'è dentro niente, perché è solo l'affermazione che qualcosa sopravvive alla morte, e che, cioè che io sopravvivo alla morte, che rispetto alla ricchezza delle pagine che Platone e Aristotele hanno dedicato a questa tematica, è veramente acqua fresca, insomma. Sì, certo, ma anche per questo, per questa complessità che lei descriveva del concetto di anima, può essere interessante, riproporla anche a chi, oggi rifiuta il concetto greco di anima. Basta semplicemente tradurlo in termini moderni con, appunto una riflessione sullo psichismo, una riflessione che, mette in campo una molteplicità di aspetti, una molteplicità di strati che costituiscono appunto lo psichismo umano. Basti pensare al conflitto etico, ad esempio, no? E questo, oggi è un concetto piuttosto, che è entrato piuttosto in crisi, Trascurato, trascurato, completamente, sì. con i giovani della tua generazione, di quelle che vengono dopo, sembra che è una cosa che non esiste. Uno fa quello che gli viene, e mica detto, uno può desiderare una cosa e rendersi conto che ciò che Esatto. desidera non è proprio la cosa più giusta. Sì, è proprio quello che ci spinge appunto a comportarci bene.
razionalmente, ma poi diciamo, rendere conforme un comportamento pratico, e questo Certo. non sempre avviene. Poi c'è l'ulteriore elemento del puro desiderio, magari frutto di impulsi razionali o solo istintuali, che devono essere mediati da elementi psichici. A me pare che una riflessione di questo genere sia sempre utile per la persona. Certo. Sì, anche secondo me questo tipo di ragionamento è utile anche a quanti non credono nell'esistenza dell'anima. Però, secondo me è opportuno anche ragionare sulla portata che questo concetto ha avuto per tutta la storia della filosofia occidentale. In primo luogo per la complessità e l'articolazione delle riflessioni, che appunto, sono state fatte intorno all'anima. Poi perché, come diceva il professore, l'anima ci consente di affrontare, di supportare di buon grado quelli che sono i dolori, che di volta in volta siamo appunto costretti a provare, attribuendogli alle colpe di una vita precedente. E in questo senso, ci dà proprio l'impressione di una dicotomia fra anima e corpo, cioè il fatto che a volte sembra che noi siamo altro rispetto al nostro corpo e che il corpo sia un mezzo, un qualcosa che ci fa stare bene, ci fa stare male, ci fa soffrire, ci fa provare piacere. E quindi proprio in questa scissione ragioniamo da antichi, proprio perché pensiamo che ci sia un io che utilizza il corpo, un qualcosa che è altro da noi e che viene ad essere entificato, cioè proprio reso sostanza. Sai, Federica, tu sei tanto giovane, questo discorso non puoi capirlo. Io che sono invece così tanto vecchio, proprio questa sensazione di quello che tu dicevi, cioè che il corpo ti abbandona, come se tu non fossi il tuo corpo, fossi un'altra cosa, ce l'hai in un vecchio, vedi proprio i pezzetti che lentamente uno dopo l'altro cominciano ad entrare in crisi e ti senti quasi tradito dal tuo corpo, ma in realtà non ha senso perché senza questo Maurizio Migliori non esisterebbe. Comunque, quindi questo è un primo dato, ma ce n'è, io ne aggiungerei subito un altro, il senso del mistero che appunto hai nella nostra stessa vita, nella nostra esperienza, cioè da una parte l'inesplicabilità della condizione in cui ci troviamo. Noi siamo gettati nel mondo, dice un grande filosofo, gettati perché nessuno mi ha chiesto se volevo nascere lì, se volevo nascere in quella famiglia, con quella storia. C'è sempre un qualcosa che ci capita, che non dominiamo, qualcosa che. E poi dall'altra parte c'è la consapevolezza, o perlomeno se non la consapevolezza, è il desiderio di non essere esclusivamente condannati alla dimensione fisica, alla dimensione animalesca, che tuttavia ci caratterizza certamente, cioè come dire la speranza o l'impulso a essere qualcosina di più, qualcosina di meglio, qualcosina di altro. E questo qualcosina di altro, se noi siamo semplicemente questo scimmione evoluto che siamo, non c'è. Allora l'anima, come dire, costituisce una sorta di speranza che ci sia qualcosa di più, qualcosa di Certo. meglio. Sì, questo paradossalmente è il contributo del pensiero cristiano che, diciamo, se non aggiunge certo rafforza il concetto di anima greco. Se prendiamo ad esempio la dottrina della metempsicosi di Platone, vediamo che in essa la stessa anima può incarnarsi sia in un essere umano sia in un animale, quindi 1.000 anni essere umano, 1.000 anni animale. Quindi Platone collega la dimensione divina sia al mondo animale sia al mondo umano. Questo ovviamente non ha niente a che fare con un declassamento dell'essere umano. Perché? Perché sia l'essere umano sia il mondo naturale sia gli animali sono caratterizzati dalla vita, quindi dall'anima. Il vero stacco nella concezione greca è tra mondo animato e mondo inanimato, cioè delle cose che non vivono. Sasso. Un sasso, esatto. E qui emerge proprio bene la forza dell'anima, perché l'anima è quella che dà la vita e che dona e spiega la vita.
Sì, infatti a proposito di questo, basti pensare alla fine, alla conclusione del Fedro, in cui Socrate prega gli dèi che riempiono la natura che li circonda e ad esempio Fedro, che è proprio disposto a giurare sul platano, ritenuto una manifestazione divina. Questo proprio è segno della pervasività del divino che appunto innerva la natura nella sua interezza e che pertanto suscita stupore. A partire dalla modernità ad oggi, abbiamo perso proprio questo senso di stupore nei confronti della natura e, la meraviglia sembra derivare soltanto dalla scienza. Però, per fortuna, le recenti scoperte, in relazione, a quella che è la materia oscura e l'energia oscura sembrano riportare, appunto attenzione al mistero, a ciò che stupisce e che, O perlomeno pongono. ai limiti della nostra Sì, conoscenza, esatto, perché. perché. Sì, esatto, perché proprio ci ha permesso di recuperare il senso del limite umano e quindi a bloccare, quel, tentativo dell'essere umano di dominare la natura nella sua interezza. Certo, qui questa cosa io ci insisto tanto, voi sapete, ormai in tutte le conferenze, ogni incontro che faccio parlo di questa materia oscura e via dicendo, perché noi ci siamo veramente esaltati e come dire, autoconsolati per alcuni secoli dicendo come siamo grandi, come siamo, abbiamo finalmente abbandonato la vecchia concezione, eccetera, eccetera, perché noi ormai capiamo e controlliamo sempre meglio, e quello che non controlliamo e capiamo lo capiremo meglio al prossimo giro, per scoprire che controlliamo niente e che quello che conosciamo, secondo alcuni dati, è inferiore al 10% della realtà. Cioè, questa realtà che noi tocchiamo, questa realtà che noi abbiamo visto e studiato per millenni, il cielo e la terra, rappresentano meno del 10% di tutta la realtà, perché la materia è per il 90% una cosa di cui fino a ieri mattina non sapevamo neanche l'esistenza. È il caso di essere molto cauti nel vantarci di essere grandi cose, senso del limite. La seconda cosa però che volevo insistere è che noi non l'abbiamo trattato perché cerchiamo di essere, come dire, più laici, più così, materialisti, se così posso dire, possibile, è il senso proprio della presenza del divino. Questa è una cosa che, quindi, come abbiamo accennato in alcuni passaggi del mistero, insomma, c'è qualcosa, il divino che è presente, lo dicevi tu bene, Francesca, in tutti gli aspetti della realtà fisica, il divino che è in un albero, il divino che è nella vita animale, via dicendo, una cosa che noi abbiamo totalmente perso e forse non è del tutto corretto. C'è una bella frase di Aristotele con cui chiudiamo. Aristotele nell'Etica dice. Poi c'è qualcuno che non dice proprio così, non è una citazione a memoria, io non ne ho. Qualcuno dice che dobbiamo ignorare questa parte divina che c'è in noi. No, no, ma anche se, dice Aristotele, anche se è piccola, è la parte più nobile, quindi la parte che dobbiamo seguire è piccola, ma è una presenza così importante che non possiamo ignorarla. Ecco, questa è una dimensione che in noi è persa, ma forse dovremmo avere. Rimanendo magari atei, non c'è problema, non è questo il tema, però il senso di questo salto che magari tutta l'umanità ha fatto rispetto a ciò che non è umano.